In diretta dal Palafiori di Sanremo per Book Sprint Edizioni siamo qui con uno dei suoi autori, Giovanni Pellegrino, autore di Ho conosciuto Pulcinella. Buongiorno, buongiorno e benvenuto, come buongiorno. Stai? Bene, bene, grazie. Allora, come nasce questo libro, che è un inno alla napoletanità? Questo libro nasce da un'idea che ho coltivato un po' in questi mesi, in questi anni. Perché noi abbiamo forse in questi anni avuto la cattiva abitudine di puntare i riflettori su quelle che sono le tematiche, le problematiche della città. Quindi l'idea era quella di portare un messaggio diverso, di portare proprio un messaggio di quella che è poi la grande cultura di Napoli, la grande storia, il grande patrimonio artistico-culturale. Che dovrebbe fare più rumore rispetto alle problematiche negative. Esatto, rispetto a queste tematiche. E quindi ho avuto quest'idea, ho cercato, ho improntato una storia attraverso la quale si può andare un po' a vedere quelle che sono le grandi opere, le grandi tradizioni di Napoli attraverso un viaggio fatto da questo personaggio che è poi il personaggio principale del libro. E il personaggio principale del libro non è altro che un professore di storia, esatto, che si trova a vivere a New York perché è figlio di migranti. Esatto. Però si trova a vivere sempre, anche se ormai è ambientato a New York, in una campagna, in una Napoli, perché vive spesso a casa dei suoi nonni, soprattutto quando era piccolo. Esatto. Esatto. E cosa succede? Sì, sente il bisogno di... Sente questa napoletanità che poi gli trasmettono i nonni, perché lui ha i genitori che lavorano tutto il giorno e quindi passa quasi tutta la giornata a casa dei nonni. Dentro questa casa, che poi è un vero e proprio ambiente che riproduce in tutto e per tutto quella che è la vera napoletanità, quindi a partire dai quadri, dall'arredamento... La cosiddetta tazzulella di caffè. Tazzulella di caffè. Al cibo, quindi lui sente la malinconia, la nostalgia che hanno i nonni di Napoli, ascoltano costantemente le musiche e le canzoni classiche napoletane e quindi lui, in lui nasce questo desiderio che è quello di visitare la città. Quindi un giorno raccolte queste informazioni, organizza questo viaggio e parte per Napoli. Parte per Napoli, però non è solo. No. Perché incontra un personaggio che è l'emblema di Napoli nel mondo. Pulcinella. Lui, quando arriva a Napoli, non ha minimamente idea di quella che possa essere la città. Quindi arriva in città e si trova catapultato in questo ambiente che ha delle dinamiche, diciamo, particolari. A sé. È un mondo in un mondo, quindi quando arriva si trova in piazza Garibaldi, un po' spaesato perché deve trovare l'albergo. E anche allarmato. Allarmato. Rispetto a tutte le cose che si sentono, esatto, in giro per il mondo, esatto, su Napoli. Ci sono questi, c'è questa cosa che tu, ho provato anche come esperienza, tu se parli con le persone che non hanno mai visitato la città, magari ti senti dire, sono convinte che a Napoli appena arrivi ti possa accadere qualcosa, lo scippo, la rapina, pericolo di morte. In realtà non è così, ci sono delle difficoltà come le possiamo trovare in tutte le grandi metropoli, però a Napoli, su Napoli c'è sempre quel un riflettore puntato sulla... Quindi lui arriva, mentre sta pensando a come muoversi, a dove andare, incontra Pulcinella. Anche qui Pulcinella non visto, Pulcinella è un classico personaggio della commedia dell'arte, è l'emblema di Napoli, non visto sotto i fari negativi come di solito si appella, perché Pulcinella è molto furbo, ma visto sotto la sua anima più vera. Sì, Pulcinella, personaggio, chi meglio di Pulcinella conosce Napoli? Pulcinella è una maschera tipica, perché Pulcinella è una maschera che smaschera. Oscar Wilde diceva, date una maschera ad un uomo e vi dirà la verità. Pulcinella fa il contrario, dietro la sua maschera cela tutte le verità, è sincero.
dietro quel suo modo di fare da burlone, in realtà c'è una persona vera, che conosce l'ambiente, e che lo guida attraverso questo viaggio. Puccinella, su Puccinella si sono scritte, libri, storie, addirittura si dice che Puccinella, sia vissuto nelle fabule atellane, che poi Esatto, è sì, è la un personaggio mia, che poi si è sì, sviluppato. quella è la mia zona. Io vengo da Frattaminore, proprio dove ci sono state le fabule atellane. Si dice che Pulcinella sia vissuto lì. Quindi Pulcinella, ha questa forza, ha questo carattere, conosce bene la città e lo accompagna per mano, dolcemente, in questo viaggio. E cosa scopre Steven, che è poi il personaggio principale, questo professore? Steven, all'inizio è timoroso ed è anche un po' diffidente, però si lascia trasportare. Scopre gli odori, che Napoli, come è scritto nel libro, o la si ama o la si odora. Scopre, la cultura, scopre delle persone che hanno un carattere forte, che devono combattere tutti i giorni. Con una corazza dura. Esatto. Quindi scopre il senso. La vera napoletanità. Nel suo viaggio incontra le persone vere che hanno fatto delle esperienze magari anche negative, però ognuna di queste persone gli dà qualcosa. Quindi nel suo cuore si compone un puzzle che poi è proprio la vera napoletanità. E questo è anche un po' il viaggio emblematico per la ricerca di se stesso, perché lui scopre quello che sentiva, sentiva di appartenere a qualcosa, però ci si identifica, si sente napoletano poi. Lui si sente napoletano, lo ha, questa napoletanità ce l'ha dentro, ma non era ancora uscita fuori. Attraverso questo viaggio esce fuori questa napoletanità, attraverso questo vero e proprio tsunami di cultura che lo investe. Lui scopre questa napoletanità e capisce a fondo quello che erano i sentimenti dei suoi nonni. E quindi apprezza appieno quelle che sono poi le cose positive e buone che offre la città di Napoli. E a proposito di cose positive e buone, sono le parole chiave di Napoli, no? Il caffè, il mare, gli odori, i profumi, il Profumi. basilico, i limoni. E ci sono raccontate, descritte veramente in maniera poetica e minuziosa tutte le bellezze di Napoli, Napoli e dintorni, perché troviamo Capri, Pompei. E di fronte a queste bellezze, queste meraviglie del mondo, qual è l'approccio? Il primo approccio è ti lascia senza fiato, perché quando tu ti ritrovi ad avere a che fare con le bellezze di Napoli, lo sanno un poco tutti, no? Napoli ha un patrimonio non solo artistico, ma abbiamo quella che è proprio l'immagine della città che colpisce, che ti resta dentro. Grandi poeti, grandi scrittori, grandi filosofi Grande cultura. hanno posato a Napoli il loro sguardo e non è andato più via. Quindi lui, di primo impatto resta affascinato da queste bellezze, però poi scopre quella che è proprio la storia di queste bellezze, come queste bellezze, come è stata la metamorfosi anche del territorio. Lui va sul Vesuvio, lui non si limita solo, Pulcinella non lo porta solo a visitare Napoli, ma lo porta a Pozzuoli, a vedere la Solfatara, lo porta sulla penisola sorrentina, lo porta a Capri e lo porta a Pompei. Quindi lui fa un viaggio non solo che riguarda Napoli, ma che riguarda Napoli e anche i dintorni. E sono tutte informazioni anche di carattere storico che molte persone magari non conoscono, anche persone che vivono a Napoli, attraverso questo libro magari si possono avere delle nozioni anche di non solo di cultura, ma anche storiche, Geografiche proprio. geografiche. E questo libro, questo romanzo affronta anche ovviamente l'incontro con una donna. L'incontro con una donna, però il focus va sulle bellezze di Napoli, sulla positività nell'affrontare una città del genere che spiazza,
in maniera negativa a volte, ma deve spiazzare soprattutto in maniera positiva, perché ormai nelle grandi metropoli accade di tutto, si sa, e non è soltanto Napoli la protagonista di episodi negativi. Con quale spirito è scritto questo libro? A chi lo rivolgiamo? Questo libro l'ho scritto con lo spirito che è quello proprio che è dentro di me della vera napoletanità. È rivolto a tutti, ho usato un linguaggio elementare, quanto più semplice possibile. Quindi magari ai giovani, ma a tutte le persone che magari vogliono e hanno il desiderio di scoprire una Napoli diversa da quello che è l'immaginario collettivo. Perfetto. Io ringrazio Giovanni Pellegrino, autore del romanzo Ho conosciuto Pulcinella, un'avventura per le viuzze di Napoli, per i dintorni di Napoli, Capri, Pompei, insomma alla riscoperta, per chi non la conoscesse, della napoletanità. Grazie per essere con noi. Grazie a voi.